Siamo in Basilicata, nella provincia di Potenza e nel comune di Viggianello. L'escursione di oggi ci porterà a conoscere Timpone Capanna, Timpone Viggianello e Coppola di Paola. Il dislivello totale di queste tre vette è di 1050 metri circa, quindi abbastanza impegnativo. Solitamente da sole sono più abbordabili. Località di partenza, Vallone del Malvento, per Timpone Capanna. Davanti a noi, Monte Grattaculo, 1890 metri. Ed eccoci giunti al belvedere, da qui si incominciano a vedere pini loricati e naturalmente Morano Calabro e i monti dell'Orso Marso. Purtroppo la foschia è elevata oggi, però nonostante tutto queste tre vette, anche se basse, hanno un panorama a 360 gradi spettacolare. È Serra del Prete, 2180 metri, e dietro Montepollino è Serra Dolce Dorme. Siamo partiti a quota 1505 e in soli 320 metri di dislivello siamo arrivati su Timpone Capanna. Siamo su Timpone della Capanna, 1823 metri sul livello del mare, e intorno a noi a 360 gradi è uno spettacolo veramente grandioso. C'è un po' di foschia, però vi assicuro, qua con l'aria terza è una meraviglia. Alle nostre spalle c'è Serra del Prete. Adesso noi scenderemo sull'altro versante, sulla cresta di Timpone della Capanna, e andremo su Timpone Viggianello. Poi scenderemo da Timpone Viggianello e andremo a Coppola di Paola, scenderemo ancora, andremo al rifugio Colle Ruggio, al rifugio De Gasperi e ritorneremo poi al canale del Malevento. Sarà un bel giro, 12 km circa con 1150 metri di dislivello, quindi non è una cosa banale. Sullo sfondo Monte Raparo, Monte Alpi e Santa Croce, Monte Sirino e Zaccana e Monte La Spina. Il tetto che si vede è quello del rifugio Colle Ruggio. Sullo sfondo Serra di Mauro, Cozzo di Monielle, Monte Grattaculo e il rifugio De Gasperi, e più tardi passeremo da lì. Serra Dolce Dorme. Sullo sfondo Monte Caramole, a seguire Timpone di Mezzo. Ed ecco la bellissima Serra del Prete e la cresta che stiamo percorrendo di Timpone Capanna. Davanti a noi Coppola di Paola, 1919 metri. Ed ora si incomincia a scendere per il pianicello, e questo è Timpone Viggianello. Scendendo abbiamo cercato di non complicarci la vita. Poi, alla fine, il bosco è tranquillo. Speriamo che non siano sabbie mobili.
Fonte Pianicelli. Perfetto. E scende anche da sopra l'acqua, guarda, guarda. In una giornata d'agosto con la siccità che ci sta, è veramente incredibile l'acqua che scorre. Una benedizione. E davanti a noi Timpone Capanna, da dove siamo scesi. Colle del Dragone. Yes. Oh yeah. La salita per Timpone Vigianello e Coppola di Paola si trovano proprio di fronte e quindi abbiamo optato per salire su Coppola di Paola prima e poi Timpone Vigianello poi per via della foschia, però purtroppo non siamo stati fortunati lo stesso. All'improvviso cinghiali e ci fermiamo di botto. Siamo fermi, se ne sono loro che sentono andare, vedi? La bella cresta di Timpone Capanna è dietro Monte Pollino. Sullo sfondo Serra di Mauro, Cozzo di Moniello e Monte Grattaculo. E il rifugio Fasanelli. E sullo sfondo Monte Lagrasta, Monte Cerviero, Cozzo Ferriero e i Cozzi dell'Anticristo. E questo incendio purtroppo è nelle vicinanze di Castelluccio Superiore. E oggi, oltre a caffè, l'amico Michele ci offre anche il creme caramel. Siamo in vetta a Coppola di Paola, 1919 metri, e dopo aver mangiato un bel panino adesso ci gustiamo un bel caffè e anche dopo aver mangiato il budino, naturalmente. Lo spettacolo è maestoso. Ed ora si scende verso Cozzo Ferriero e andremo a intercettare il sentiero di Valle Lupara. Appena nel bosco, sentiero molto tranquillo e semplice fino in vallata. Siamo quasi. Sentiero bellissimo. Qua c'è lo sterrato che continua, noi adesso andremo a sinistra e questo va. Niente chiedere, era quella che ti dicevo. Sì, sì, e questo va verso Colle Ruggio. Stiamo intercettando la strada, la attraversiamo e c'è il sentiero che continua. Resta che sia aperto il rifugio. Che abbiamo una fonte qui straordinaria, con questa secca ancora esce l'acqua, è bellissima. Sullo sfondo il rifugio, è ora. Rifugio Colle Ruggio, l'ho visto distrutto, ricostruito, ma mai aperto. Bello espediente mettere i rami secchi di lato, così si pulisce il sentiero. Stamattina eravamo lì sopra, Timpone Capanna. È il rifugio Alcide De Gasperi e sullo sfondo Serra del Prete.
E questo è l'altare dove celebrano la messa gli scout. Ristrutturato per l'ennesima volta ed ora di nuovo chiuso. Non si può. Non è semplice suonare la fisica. La cornamusa. Cornamusa. Questi non sono i peperoni di rotonda, no? Questo è il rumore della rana, no? Poi abbiamo il rumore del, cioè il suono del rospo. Sentiamo il suono del rospo. E infine c'è il gufetto. E ci abbiamo il gufetto, sentiamo il gufetto. Perfetto. Allora, i prezzi di questi? 10 il rospo grande, 8 il gufetto e 7 la rana piccola. Perfetto. E la vespa invece? Siamo sui 13 euro. Perfetto. Carne buona. Arrivati all'auto ci dirigiamo verso Colle Dragone, dove lasciamo la macchina e cominciamo a risalire verso Timpone Vigianello. E Coppola di Paola. Qui abbiamo il punto trigonometrico, però in fondo c'è ancora foschia. Davanti a noi Monte Grattacolo, a destra Timpone Capanna, Monte Pollino e Serra Dolce Dorme e la piana di Castrovillari. E se l'area era terza si vedeva anche il Golfo di Sibari e il convento di Colloreto. Siamo a Timpone Vigianello, abbiamo rimandato la salita all'ultimo. All'ultimo per poter avere una miglior visibilità, però purtroppo c'è ancora foschia, però lo spettacolo è sempre superbo, eccezionale, come vogliamo, aggiungiamo.